News da mybestlife.com. Herpes latente, spesso quello genitale non è riconosciuto. Non se ne parla molto, ma se ne sa troppo poco. Negli USA, una persona su sei, nella fascia di età dai 14 ai 49 anni, è infettata da virus dell'herpes simplex di tipo 2, la prima causa di herpes genitale. La maggior parte delle persone non sa di essere infettata. Anche se non avete sintomi o li avete in modo molto leggero, potete trasmettere il virus ad altri. Il virus dell'herpes simplex si presenta in due forme. La più comune, HSV1, è la più conosciuta perché causa piccole pieghette o febbri sul viso, in particolare sulle labbra. Ma l'HSV1 può causare anche l'herpes genitale. L'HSV2 invece generalmente colpisce specialmente i genitali, molto più raramente la bocca. Tutti e due passano da persona a persona attraverso contatto pelle a pelle. Una volta infettati con l'herpes simplex, il virus non abbandona più il corpo per tutta la vita. I sintomi possono apparire a partire da 2 settimane dall'infezione, dopodiché il virus entra in una fase latente nelle cellule nervose. Può riemergere varie volte, anche se nel tempo sempre meno. Non esiste una cura definitiva per l'herpes, anche se la più diffusa normalmente elimina i sintomi, le lesioni cutanee, limitando la diffusione del contagio. L'herpes generalmente si manifesta con pieghette o lesioni nella zona di infezione, che partono come piccoli rigonfiamenti che possono sembrare piccoli foruncoli, poi cominciano a prudere, poi si lacerano, quindi fanno una specie di crosticina e se ne vanno. La ricomparsa dei sintomi è spesso legata ad uno stato di debolezza o stress dell'organismo. Essendo l'herpes un virus, è il nostro sistema immunitario a gestirlo, e se il sistema è indebolito, troppo sotto stress o in qualche modo squilibrato, il virus prende il sopravvento e riemerge. Normalmente, in una persona sana, il virus non crea gravi danni. Trascurato per troppo tempo, quindi attivo in un corpo indebolito, può facilitare l'infezione di HIV, il virus che causa l'AIDS. In rari casi, durante la gravidanza, può essere pericoloso per il nascituro. Spesso l'herpes non è riconosciuto o è sottovalutato. Uno studio fatto dallo US Centers for Disease Control and Prevention riferisce che all'80% delle persone con l'HSV2 il virus non è stato diagnosticato. In caso di sintomi dubbi, è sempre meglio farli vedere ad un dottore. Per saperne di più, www.mybestlife.com.